Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video inizieremo a vedere le domande di informatica che possono essere proposte nelle prove preselettive di un concorso pubblico. Io lo sto facendo per la preparazione al concorso IMSS 1858 posti, però potete seguirlo anche chi fa la prova preselettiva di qualsiasi altro concorso. Iniziamo subito. A che cosa si riferisce il termine AVI? La risposta è dare ad un formato per l'interscambio di file audio e video sviluppato dalla Microsoft per il sistema operativo Windows. A cosa è dovuto il nome QWERTY riferito al tipo di tastiera più usato? La risposta è da dare le prime 6 lettere della tastiera. A cosa ci riferisce in ambito informatico con la sigla www? La risposta è World Wide Web. A cosa serve il pannello di controllo di un sistema operativo? La risposta da dare è a configurare i principali dispositivi del computer. A cosa serve il pannello di controllo di un sistema operativo? La risposta è a configurare i principali dispositivi del computer. A cosa serve il POP3? La risposta da dare è a mandare un'email dal client al server. A cosa serve il tasto fine? La risposta da dare è andare a fine pagina. A cosa serve la deframmentazione di un disco? La risposta da dare è a ricompattare i file e rendere più veloce il computer. A cosa serve la funzione stampa unione? La risposta da dare è permettere di personalizzare con il nome, cognome, l'indirizzo e altri dati, i documenti e le buste per l'invio a più destinatari. A cosa serve lo screensaver di Windows? La risposta da dare è a impedire l'usura del monitor. A cosa serve un account? La risposta è un account permette di essere distinti dalle altre eventuali utenze parallele. A cosa si riferisce il termine downgrade? Tra le varie opzioni di risposta, quella da dare è che nessuna risposta è corretta. A quale tipo particolare di terminale si riferisce con il terminale stubito? La risposta è al termine con il limitate, al terminale con le limitate capacità di calcolo. A quanti gigabyte corrisponde un terabyte? La risposta è 1024. A quanti megabyte corrisponde un gigabyte? La risposta da dare è 1024. A un computer con sistema operativo Windows è possibile assegnare un indirizzo IP univoco? La risposta da dare è sì, configurandolo opportunamente. A un computer di sistema operativo Windows versione 98 e successive è possibile assegnare un indirizzo IP univoco dalla scheda proposta dalla funzione rete del pannello di controllo? La risposta è sì. Al computer collegato a una rete TPC/IP per garantire la connessione dovrà essere collegato la risposta a dare un indirizzo IP univoco. A un documento creato con Microsoft Word viene assegnata di default l'estensione .rtf? La risposta da dare è no. L'estensione di default è doc o docs, a seconda delle versioni del programma. Affinché sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento Word, è necessario numerare i capitoli in ordine crescente? La risposta è no, non è necessario. Affinché sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento Word, è necessario numerare i capitoli in ordine crescente? La risposta è no, non è necessario. Affinché sia possibile generare automaticamente un sommario,
documento Word, quale delle seguenti affermazioni non è vera? Tra le varie opzioni di risposta, quella da dare è: ai titoli dei capitoli deve essere assegnato un numero crescente. Affinché il documento scritto con il programma di videoscrittura Microsoft Word possa essere letto ma non possa essere modificato da persone non autorizzate, la risposta da dare è possibile proteggerlo con una password di modifica. Al momento della loro esecuzione, le istruzioni di un programma applicativo devono ri risiedere, la risposta è nella RAM. Al momento della loro esecuzione, le istruzioni di un programma applicativo devono risiedere, la risposta da dare nella RAM. Alla porta HDMI di un personal computer si collega, la risposta è un monitor. Alla porta parallela di un personal computer si collega, la risposta è la stampante. All'apertura di un file elaborato con Excel viene richiesto se possono essere attivate le macro, perché la risposta da dare possono essere un mezzo di attacco informatico. All'interno del pacchetto Microsoft Office i report sono oggetti utilizzati da, la risposta è Access. All'interno del pacchetto Microsoft Office le maschere sono utilizzati da, la risposta è Access per gestire i database. All'interno di un computer si può trovare la RAM che fa parte, la risposta da dare, dell'hardware. All'interno di un laboratorio le informazioni sono rappresentate sotto forma di risposta digitale. L'ARP è, la risposta da dare è un protocollo che fornisce la corrispondenza tra l'indirizzo IP di un calcolatore e il suo Mac hard disk. ACI è, la risposta da dare è l'acronimo di American Standard Code for Information Integration. Attraverso il blocco note di Windows è possibile, la risposta è modificare e creare un file .htm. Attraverso quale canale viaggiano le informazioni all'interno del computer? La risposta da dare è il bus. Attraverso quale dei seguenti file può essere ricevuto un virus? La risposta da dare è un eseguibile. Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video e continuare a prepararvi per la prova preselettiva del concorso, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.